Per quanto riguarda speculative e out of order execution, potresti pure parlare delle vulnerabilità di queste feature, Meltdown e Spectre. E quindi oggi parliamo di Meltdown, che è una vulnerabilità che riesce a sfruttare a proprio vantaggio il concetto di out of order execution, che consente a qualsiasi processo, ovviamente malevolo, di accedere ai dati a cui in teoria non potrebbero accedere, tra cui i dati in memoria del kernel del sistema operativo. Essendo che questa vulnerabilità sfrutta il modo con cui i processori moderni, o meglio, alcuni processori moderni sono implementati, siano che siano Intel o ARM, funziona indipendentemente dal sistema operativo. Questa vulnerabilità è stata scoperta da un team di ricercatori nel 2017, che quando l'hanno dimostrata si sono stati zitti zitti e hanno contattato gli sviluppatori di processori e di sistemi operativi per dirgli: guarda, c'è questo problema, mettete una pezza. Questa cosa di stare zitti e poi pubblicare le ricerche viene definita embargo in ambito accademico, che significa che i ricercatori non pubblicano i risultati per un certo periodo di tempo, secondo un accordo che si fa. Per capire come funziona questa vulnerabilità, bisogna sapere cosa sia questo out of order execution. Ne ho parlato in maniera approfondita in questo video di 2 settimane fa, quindi andatevelo a recuperare, così mi fate anche qualche visualizzazione in più a quel video. Ora che ve lo siete recuperati, a quello che ho detto 2 settimane fa devo aggiungere dei dettagli, ma prima di farlo, piccolo disclaimer. A meno che non venga specificato diversamente, tutto quello che apparirà a schermo viene direttamente dall'articolo originale di Meltdown. In descrizione troverete la referenza e il link che, se volete, ve lo potete recuperare e consultare per i fatti vostri. Detto ciò, iniziamo! Quello che vede a schermo è una illustrazione semplificata di un'architettura x86. Qua abbiamo il frontend, che si occupa di prendere le istruzioni, fare una sorta di decoding e metterle in una coda. Nel modulo in basso di esecuzione abbiamo il reorder buffer e lo scheduler. Entrambi i moduli sono indispensabili per poter ottenere questa cosa dell'esecuzione al di fuori dell'ordine, se proprio vogliamo azzardare una traduzione in italiano. Questo buffer tiene in memoria l'ordine effettivo dell'istruzione e le varie dipendenze che si possono avere nei dati. Lo scheduler è il componente del processore che si occupa di mandare un'istruzione nelle varie unità di esecuzione, tipo l'ALU e le altre che hanno nomi strani che a noi in questo video non interessano. Un'altra cosa che tiene conto il reorder buffer è il risultato di un'istruzione eseguita in modo speculativo. Se tale istruzione è valida, viene fatto quello che si dice il commit, ovvero il risultato della sua computazione viene effettivamente scritto nel registro del processore o in memoria, altrimenti tutto viene scartato, come dicevo 2 settimane fa. Ora, viene eseguita un'istruzione in maniera speculativa, mettiamo questo esempio, e tale speculazione viene poi scartata. Quando questo accade, non vengono fatte modifiche al registro del processore perché non viene fatto un commit. Tuttavia, dati in memoria che sono serviti per eseguire queste istruzioni in maniera speculativa vengono comunque messe in un sottobosco del processore, che possono essere registri temporali o una parte della cache del processore. Il sottobosco di un processore viene chiamato stato di microarchitettura. Quando un'istruzione viene eseguita e tutto va bene, viene anche cambiato lo stato dell'architettura, quindi ovvero i registri, il program counter, tutte quelle belle cose che finora vi ho raccontato nei miei video in cui parlavo dei sistemi operativi. Quindi, come dicevo poco fa, quando un'istruzione viene eseguita in maniera speculativa, lo stato dell'architettura non cambia, ma quello della microarchitettura sì, perché bisogna andare a prendere i dati che servono e metterli poi nella cache. Ovviamente se già non sono stati cacheati precedentemente. Adesso osserviamo questo esempio che è fatta da 2 linee di codice simil sì, se escludiamo ovviamente il commento. La prima riga lancia un'eccezione e in questo caso per eccezione
non si intende quello che si fa in Java con un try catch, ma un'eccezione che emette il processore, come per esempio una simpaticissima divisione per zero. Potrebbe essere qualsiasi cosa di questo tipo. La seconda riga dice di accedere a un indirizzo di memoria che è calcolato da una variabile chiamata data moltiplicato da 4096. Guarda caso, 4096 è la dimensione standard di una pagina in memoria. E se non sapete cosa siano le pagine in memoria, guarda caso, ci ho fatto un video, questo qua, andatelo quindi a recuperare non appena potete. Quindi, questa variabile data può essere visto come un indice di pagine. Per chiarezza, diciamo che si presuppone che questo prob array sia un puntatore a un carattere, quindi tutto viene fatto un byte alla volta. La prima cosa che fanno questi ricercatori è verificare se la seconda riga viene eseguita dopo il lancio dell'eccezione. In teoria non dovrebbe essere eseguita, ma sappiamo che in pratica viene effettivamente eseguita in virtù dell'esecuzione fuori ordine. E come faranno mai questi ricercatori a dimostrarlo? Semplice! Eseguono il loro programma assegnando a data un valore arbitrario. Nel loro articolo usano il valore 84, ma potrebbe essere qualunque altro valore. E poi misurano il tempo necessario a caricare 256 pagine di memoria nella cache. Vedete questo grafico? Per la pagina 84 il tempo è assai ridotto. Questo significa che la pagina 84 era già in cache. E com'è possibile tutto ciò? Perché questa riga del programma era stata eseguita anche dopo che abbiamo un'eccezione in virtù dell'out-of-order execution. Nulla di pazzesco, ma questo dimostra che l'esecuzione di questa riga di codice ha causato un cambio nello stato di questo sottobosco del processore chiamato microarchitettura. Seppur nello stato dell'architettura nulla è cambiato. Però capite bene che la variabile data potrebbe puntare a una qualsiasi area di memoria, anche area di memoria che solamente il kernel può accedere e utilizzare. In un video, cioè questo qua, vi ho spiegato com'è possibile che il kernel del sistema operativo abbia degli indirizzi di memoria che nessun altro processo utente può o comunque dovrebbe poter accedervi. Se andate online, potete trovare scritto che questa vulnerabilità chiamata Meltdown sfrutta la corsa critica intrinseca all'interno del processore. Io questa cosa non la capivo, ma sono riuscito poi ad afferrare semplicemente leggendo l'articolo originale, che tra l'altro questa cosa la spiega in una frase. Tra parentesi, l'articolo è scritto da paura, è scritto troppo bene. Cosa si intende dire con questa cosa della corsa critica? Che dal momento in cui, diciamo, c'è l'istruzione che lancia l'eccezione, un certo numero di istruzioni vengono comunque eseguite. Questa è la corsa critica. Anche se quelle istruzioni sono eseguite in maniera speculativa e che poi tutti i risultati nel sottobosco verranno eliminati, da quando il processore dice «Ehi, qua stai dividendo per zero», a quando questo risultato poi viene registrato nel reorder buffer per fare pulizia di tutte le istruzioni speculative, alcune istruzioni sono già state eseguite e hanno variato, come vi dicevo poco fa, lo stato di microarchitettura. Ovviamente il margine è molto breve perché i processori sono veloci ed è per questo motivo che la loro implementazione è fatta da appena 6 righe di codice in assembly, se ovviamente non consideriamo questa etichetta qua a riga 3. Tuttavia, qualcuno potrebbe dire vabbè, abbiamo copiato una pagina di memoria nella cache, ma mica noi abbiamo accesso diretto alla cache. Anche se ci fosse la ricetta della Coca-Cola, è comunque il processore a stabilire se un processo può o non può accedere a una determinata area di memoria, che sia in memoria o che sia in cache. Giusto! Il problema è che esistono diversi attacchi su cui prendere le informazioni presenti all'interno di una cache. L'articolo ne cita uno sbotto. Loro usano una tecnica che si chiama flush and reload, su cui loro non vanno nei dettagli perché è un noto attacco e non lo farò neppure io. Quello che serve sapere per lo scopo di questo video è che i dati in cache in un qualche modo possono essere trafugati. E i ricercatori hanno dimostrato che il loro attacco funziona su desktop, laptop e anche smartphone. Loro lo hanno dimostrato su Android. E anche i containers come Docker.
I ricercatori tuttavia non sono riusciti a replicare l'attacco su processori ARM e AMD. Ma poco fa vi avevo detto, essendo che questa vulnerabilità sfrutta il modo con cui i processori moderni, o meglio, alcuni processori moderni sono implementati, siano che siano Intel o ARM, sì, questo perché sono poi state sviluppate altre varianti che permettono di ottenere lo stesso effetto anche su processori ARM, ma non su processori AMD. E come mai? I processori AMD, come sapete, implementano la stessa, diciamo, instruction set di x86. Seppur gli AMD implementano la stessa architettura di Intel, non implementano la stessa microarchitettura, quindi tutto questo sottobosco. Anche se i processori AMD possono eseguire istruzioni x86, non vuol dire che sono fatti nella stessa maniera. Ed è per questo motivo che poco fa vi avevo specificato che questa immagine è una rappresentazione di un processore x86, in particolare l'architettura Skylake, alla Madonna, quello che sta per essere. Quali sono le soluzioni per ovviare a questo problema? I ricercatori propongono diversi suggerimenti, tipo disattivare l'esecuzione fuori ordine, anche se non sono certo che si possa fare dal BIOS. Infatti, prima che vi affannate nei commenti, bla bla bla, e poi mi fate scoppiare il canale, i ricercatori dicono una soluzione più realistica, infatti, è quello di fare una separazione netta tra lo user space e il kernel space. Questo è quello che fa una patch di Linux chiamata Kaiser. E infatti i ricercatori dicono che tutti devono avere sta patch installata. Inoltre, dicono che Windows e macOS hanno basato le loro contromisure per sistemare il loro sistema operativo basate su questa patch chiamata Kaiser. Questa patch è stata inclusa nel kernel di Linux a partire da questa versione 4.14.11, 4.9.75 e 4.4.110. Sapete com'è? Il kernel di Linux ha sempre diverse branch di sviluppo. Ovviamente, un'altra contromisura è quello di aggiornare il microcodice del processore, ma queste cose, diciamo, non avvengono fatte dall'oggi al domani, ed ecco perché, anche se è un problema che affligge l'hardware, si possono mettere comunque delle pezze dal punto di vista software, che può essere fatta un po' più velocemente. Questa vulnerabilità dei processori è stata registrata all'interno del registro Common Vulnerabilities and Exposures, al numero che vedete qua in sovraimpressione. Beh, se lo chiamate, occhio che potrebbe rispondere Mastroda che vi vuole appioppare non so quante pentole. E quindi, pinguini, grazie ancora per essere stati qui con me fino a questo punto. Non ho fatto partire la sigla, non sapevo bene dove farla partire, quindi non l'ho messa. Ma non dimenticatevi, come al solito, di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, le solite cose, like, commentate, fate quello che volete. E se volete, se apprezzate il mio lavoro, potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, il link lo trovate in descrizione, e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao, Kino!